nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E ci accompagni sempre in un modo particolare nel segno della luce e della speranza, Maria, la Madre del Signore. Voi sapete che è nostra consuetudine da un po' di anni, circa 60 anni, noi ci muoviamo in questo pellegrinaggio al cimitero nel giorno dell'Assunta, un avvenimento un po' strano per chi non immediatamente percepisce. La festa dell'Assunta è annuncio del compimento dell'opera di Dio che salva l'uomo, e lo salva attraverso una comunione con Lui, una comunione di vita, nella pazienza sulla terra e nella luce del Signore risorto nel cielo. Dice l'Apostolo Paolo con un certo ordine, prima Cristo, ma poi la madre sua, non poteva conoscere la corruzione del sepolcro colei che ha generato la vita che non muore, Cristo, il Salvatore. E così andiamo al cimitero, il luogo dei dormienti, di coloro che credono, vivi in Dio, non per piangere, ma per cantare questa luce del Signore, che rifulge in Maria, pienamente della storia degli uomini, donna, ma esaltata da Dio alla gloria del cielo. E così cantare ai nostri defunti l'annuncio della risurrezione e della vita che non muore. Un po' cantare a loro e un po' ascoltare la loro voce, perché noi possiamo credere e nel cammino vivere in questa speranza che è coraggio di vita, che è scelta del Signore, che è certezza di una salvezza, come il chicco di grano che muore e moltiplica la vita attorno a sé. Anche più vicine. Don Maurizio parroco a Forlì, dove ci sono Mesagnesi, Lucio Formica in un modo particolare è diventato un collegamento tra Mesagne e l'altra parte come chiesa. Arriviamo fino ai confini della terra, dove ci sono tanti nostri amici che hanno vissuto questi momenti e continuano a viverli nel ricordo e nella partecipazione della grazia. Ci sono i diaconi, Tonino e Carlo, c'è Don Pietro, non concelebra ma è presente, e ci sono presenti tutti coloro che amiamo e che abbiamo pianto portandoli qui al cimitero il giorno del loro transito, ma che fanno sentire nel nostro cuore una presenza di amore che non è interrotto neppure dalla morte, e di grazia di Dio che ci mette in comunione con loro.